Può sembrare un classico scenario da film americano, da mamma ho perso l'aereo o miracolo nella 34esima strada, ma in realtà ci troviamo semplicemente a Cuccurano di Fano, nei pressi della nuova scuola. Eh sì, perché come ogni anno, il signor Siviero torna ad illuminare la sua casa per la gioia di grandi e piccini. Oneglio, quante decorazioni possiamo trovare nella sua abitazione? Abbiamo circa 15 alberi, tra alberi vivi, tra alberi finti e alberi secchi. E quindi ecco, ci è voluto un bel po' di tempo. E a proposito di tempo, quanto ci vuole ad allestire il tutto? Tre settimane, con la dovuta pazienza. E naturalmente quest'anno ha piovuto e quindi ho avuto delle grosse difficoltà. Ovviamente non mancano le novità. Quali sono quelle di quest'anno? Le novità: abbiamo nel tronco della palma una linea di luce con tutte le regolazioni possibili, immaginabili, sia degli effetti di colore che anche dei giochi di luce. Poi abbiamo qui alle nostre spalle, diciamo, è quasi un'opera d'arte, in quanto raffigura la donna senza velo al richiamo delle donne dell'Iran, dell'Afghanistan. Si vede la trasparenza di queste luci, voglia trasmettere un senso di libertà nei confronti di tutte le donne. Per quanto riguarda i consumi, sono notevoli? Abbiamo dei minimi consumi. Tutta la casa abbiamo consumo di circa 0,450-465 watt all'ora. Quindi non è niente, ecco, non vorrei che la gente pensasse che qui la luce si spreca. Nell'intervista del 2019 il signor Onelio si era promesso di realizzare la scena della natività, che poi a causa della pandemia e del poco tempo non è mai riuscito. Quest'anno invece è stata realizzata una piccola capanna, ovviamente illuminata. Esatto, non era proprio quello che volevo, però ecco, è giusto avere il segno più importante, quello che ci porta a quello che è il centro del Natale, no? La venuta della luce, la venuta di Gesù in tutti i cuori. Ecco, come ha avuto questa grazia enorme Maria Santissima, ecco l'abbiamo anche noi, quindi un piccolo segno. Ogni anno l'abitazione situata tra via Attilio Regolo e strada Falcineto è assediata da tanti curiosi e da molti bambini affascinati dalle tante luci, da quelle colorate a quelle bianche, dal rosso al verde, dal blu al fucsia, fino alla slitta con le renne e Babbo Natale poste sul tetto. Per chi volesse andare a visitare la casa dall'esterno, l'accensione è prevista dalle ore 17 fino alla mezzanotte, tutti i giorni fino all'Epifania. Dà veramente piacere vedere questo via vai di persone, di bambini, di genitori. Però ecco, vorrei aggiungere che un po' tutta la zona di Cuccurano, no, si appresta ad abbellire quello che è il nostro paese. E soprattutto la parrocchia, abbiamo un bellissimo albero illuminato con un gazebo dove c'è un poster bellissimo della Natività. Ecco, tutte queste cose sono fatte da volontariato, insomma, ecco. Auguri veramente di cuore, con grande affetto, soprattutto alle donne dell'Afghanistan, dell'Iran, di tutti quelli che sono nella guerra e di tutti noi che veramente dovremo assaporare la vera pace e poterla anche trasmettere.